la senti questa voce. Chi canta il mio amore, la maglia e l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 107 di questa stagione. Buon venerdì 15 marzo, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, domenica il Bari torna in campo dopo il turno di sosta alle ore 14.30 allo stadio San Nicola. C'è Bari-Castrovillari, puntata odierna dedicata a questo match con notizie, rubriche, ospiti in collegamento telefonico. Ci collegheremo anche con Castrovillari per le ultimissime sul club calabrese, prossimo avversario del Bari. E poi, come ogni venerdì, con noi il database biancorosso Giancarlo De Peppo. Quest'oggi sono solo, non c'è Luca Deleteris con me, lo salutiamo, un piccolo malanno di stagione per Luca, che salutiamo. Luca, ti aspettiamo ovviamente lunedì per i commenti appunto di Bari-Castrovillari. Vi ricordo i contatti per interagire con noi: ci potete chiamare al 388-636-3965, ripeto 388-636-3965, oppure ci potete inviare i vostri messaggi WhatsApp al nuovo numero che vi abbiamo comunicato ieri, che vado a ripetere: 392 579 3945. Ripeto, per i messaggi WhatsApp 392 579 3945. Ma se volete potete anche scriverci sulla nostra chat. Partiamo subito col sondaggio odierno, che come ogni venerdì riguarda il prossimo match dei biancorossi. Quello che vi chiediamo è: come finirà il match tra appunto Bari e Castrovilla? Rifate il vostro pronostico, quindi aspettiamo i vostri messaggi. E allora entriamo ancora di più in clima partita, cercando di individuare la probabile formazione anti Castrovillari. Ma prima leggiamo l'ultimo report riguardante gli allenamenti dei biancorossi. Lavoro preventivo in palestra e tattico sul campo, tutti in gruppo tranne Feula, che prosegue col lavoro differenziato sul campo. In genere chiedo al buon Luca la probabile formazione, oggi cercherò di ipotizzarla io, anche se ovviamente aspetto anche i vostri magari messaggi per eventuali idee di formazione diversa. Beh, io credo che vista comunque la sosta, visti anche i recuperi dei vari giocatori che erano un po' affaticati o che hanno avuto qualche problemino, insomma, credo che vista anche la necessità e la voglia di dover assolutamente vincere, di conquistare altri tre punti preziosi nel cammino verso la Serie C, io credo, insomma, che mister Cornacchini non potrà che schierare, almeno in teoria, il miglior Bari possibile. Quindi Marfella tra i pali, difesa, io spero di rivedere Aloisi esterno con Quagliata dall'altra parte, al centro ovviamente quasi scontata la presenza del duo di Cesare Mattera. Ipotizziamo un 4-2-3-1, quindi il centrocampo con Bolzoni e Amlili, poi i tre lì davanti, Piovanello, Brienza e Floriano, in attacco Simeri. Io penso sarà questa la formazione anti-Castrovillari, anche perché è la formazione migliore, più ovvia. Magari potrebbe esserci un dubbio tra Brienza e Neglia e tra Simeri e qualche altro attaccante, ipotizzo Iadaresta, però penso che la formazione dovrebbe essere quello. Ovviamente, se avete altre idee o altre proposte di formazione, aspetto i vostri messaggi. E ora spazio alle news biancorosse, perché come sempre ormai, insomma, in casa Bari, nonostante il campionato sia fermo, nonostante in fin dei conti ci sia poco da parlare, comunque non mancano le news. Partiamo da quella che reputo forse la più importante. In pratica ieri in pomeriggio sera c'è stata una nota della FIGC
inerente il prossimo campionato di Serie C che, insomma, ci riguarda ormai. Leggo quello, le cose più, qualche stralcio, quello, insomma, i passaggi più importanti. Allora, nuove importanti modifiche regolamentari, dall'introduzione nel codice dell'esclusione delle società inadempienti al pagamento degli emolumenti per un periodo di 2 bimestri. Poi c'è l'introduzione del divieto di tesseramento di calciatori per società inadempienti, fino alla riduzione del numero di rinunce da 4 a 2 per determinare l'esclusione di una squadra dal campionato. Quindi norme molto molto severe. Ma non solo. Nella prossima stagione il numero delle squadre partecipanti ai campionati di Serie A, B e C potrà essere ridotto in maniera non inferiore rispettivamente a 18 in Serie A, 18 in Serie B e 40 in Serie C su richiesta delle leghe interessate, salvo approvazione ovviamente del Consiglio federale. Una norma transitoria prevede inoltre che per la stagione 2019-2020, quindi la prossima, la Serie B sia articolata in un girone unico a 20 squadre con la promozione dalla Lega Pro di una quinta società. Quindi queste sono le norme, ripeto, c'è stata questa nota della FIGC, quindi ci saranno delle norme molto molto dure verso le società inadempienti, le società che hanno problemi. Sappiamo che ci sono molte società che hanno sin da ora problemi dal punto di vista economico, quindi magari anche riallacciandoci a quello che aveva detto il giorno prima Aurelio De Laurentiis, è evidente che, insomma, il patron di Napoli e Bari sapesse già qualcosina, perché le sue dichiarazioni vanno in tal senso, quindi sapeva già di questa, dell'introduzione di queste norme, e questo non fa che agevolare un club come il Bari, perché ovviamente avendo una società solida che non ha, speriamo non debba mai avere questo genere di problemi, poter contare su queste norme che vanno invece a penalizzare squadre e società con società inadempienti, sia per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti e per tanto altro, sicuramente, come dice lui, ci divertiremo, vedremo un pochino cosa accadrà. Io non credo alla Serie B, anche perché è stata già deciso appunto che sarà a 20 squadre, non lo so che cosa accadrà, magari un terremoto di quelli proprio catastrofici, però l'estate è lunga e quindi vediamo un pochino cosa accade. Intanto i primi messaggi su WhatsApp: domenica vinciamo 3-0, segnano Simeri, Floriano e Brienza, mi piacerebbe rivedere Turi, il ragazzo merita di giocare di più. Questo lo scrive Boris. Poi, per quanto riguarda i messaggi su Spreaker, ci sono domande per Giancarlo De Peppo, quindi non le vado a leggere ora, ci sono già delle domande per lui, quindi le facciamo dopo, perché sono domande molto molto pertinenti e interessanti dei nostri radioascoltatori. Ripeto, tra un po' Giancarlo sarà con noi, quindi farò queste domande al database biancorosso. Un'altra, più che una news, sono dichiarazioni, le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, a margine della presentazione delle nuove maglie. Leggo qualche stralcio. Lui dice che per la matematica mancano ancora 12 punti, che bisogna comunque fare il prima possibile. Poi dice: ci piacerebbe organizzare i primi di agosto un torneo, poi allo stadio lavoreremo per portare uno show alla fine per avere tifosi il più possibile diciamo fidelizzati, quindi un torneo i primi di agosto. Poi il presidente ha aggiunto: dal prossimo anno avremo un settore giovanile organizzato, mi interessa anche un discorso di accademia giovanile per fidelizzare Pro Bari il territorio. Ecco, io penso che questa sia la notizia più importante in assoluto, o comunque quello, tra le varie cose dette da Luigi De Laurentiis, è quello che andrei a sottolineare maggiormente. Il Bari avrà un settore giovanile organizzato, e io non ho dubbi sul fatto che sarà organizzato, e sarà anche organizzato bene, perché se il buongiorno si vede dal mattino, vediamo quello che sta accadendo a livello organizzativo, basta solo pensare alla presentazione delle maglie. Comunque sino ad ora società impeccabile da quel punto di vista, quindi immagino e spero che anche dal punto di vista dell'organizzazione del settore giovanile non ci saranno assolutamente delusioni, quindi avanti Bari. Sono sicuro che il settore giovanile del Bari, che è stato martoriato, saccheggiato dagli altre società, sicuramente tornerà a fiorire nuovamente. Andiamo avanti, diamo un'occhiata a qualche articolo oggi in edicola. Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, che è un titolo abbastanza eloquente, che ovviamente si rifà alle dichiarazioni di De Laurentiis che abbiamo appena letto. Bari, De Laurentiis senza limiti, subito la C
e poi lo scudetto. Questo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. La sede del ritiro, pare che insomma stiano già lavorando su quello. Poi amichevoli di lusso e settore giovanile, quello che abbiamo già detto. Poi Gazzetta dello Sport, anche qui ci si rifà alle dichiarazioni del patron del Bari. Tante idee, tante nuove idee e un ciclo vincente. Bari è già futuro. Questo sulla Gazzetta dello Sport De Laurentiis. Le basi ci sono, presto avremo anche un'Academy, intanto conquistiamo la Serie C. Poi Corriere dello Sport, ultimo articolo, però per il momento non ce l'abbiamo. Comunque si rifà anche a quanto accaduto ieri in sede di presentazione delle nuove maglie. E ora siamo giunti allo spazio dedicato ai numeri, alle storie, alle curiosità biancorosse. Come detto, ci sono già delle domande per Giancarlo De Peppo. Giancarlo De Peppo che è in linea e saluto. Ciao Giancarlo, ben ritrovato. Ciao Nicola carissimo, e un saluto ovviamente a Luca che non c'è. Sono solo oggi. Sono va solo... bene, ha fatto X oggi, è andato a fare il corteo per il clima, abbiamo capito. No, c'è un po' di febbre, ecco, niente di che. Ah, vabbè, quindi... allora fa differenziato per oggi e poi recupera. Ci starà ascoltando. Un saluto particolare ovviamente a tutti i tifosi del Bari in ascolto. Giancarlo, già ti dico che ci sono delle domande per te. Io vado subito con le domande dei radioascoltatori e poi... Mette la cuffia come ai tempi di Mike Buongiorno? Sì. Ehi, comunque massimo 30 secondi per rispondere. Va bene. Allora, Daniele ti chiede, l'avvocato De Peppo, il caso Foggia credo sia più grave di quello del Bari dell'anno scorso. Come mai due metodi diversi? E poi per le partite dello scudetto, le partite saranno trasmesse su DAZN, questo non penso che lo possa sapere Giancarlo, io ipotizzo di sì. Comunque, Giancarlo, vai. Allora, per il caso Foggia è possibile credere che sia meno grave o sia più grave, ma come recita un vecchio detto delle nostre parti, solo il cucchiaio conosce cosa c'è nella pignata, quindi per il momento è un po' presto. Fra l'altro, egoisticamente, se mi dai giù dei 30 secondi, scherzavo, devo ovviamente dire che se il Foggia, ahimè, io ho anche un po' di sangue foggiano nelle vene, precipita in C, non sarebbe una buona cosa per il Bari egoisticamente, mentre se facesse nel caso, io gli auguro di rimanere in B, da pugliese prima di tutto, ma se proprio deve precipitare è meglio che prenda il nostro posto in Serie D, così non ce la troviamo in C. Altra domanda. Domanda riguarda da DAZN, sì. Non è dato saperlo ancora. Ma io penso di sì. Bisogna vedere se il contratto che ha fatto la SSC Bari prevedeva nel caso gare di eventuali di playoff alle quali credo eventualmente si possano sostituire quelle di pool scudetto, perché finché non abbiamo il gatto nel sacco non possiamo dirlo. Poi domanda per il mitico De Peppo, da parte di Alessio. Che ne pensa? Pagato ad Alessio. Questa è una domanda che ti avrei fatto io. Comunque, che ne pensa delle nuove maglie? Sono delle perle storiche. Ah, poi vuole avere delle perle storiche sulle divise del Bari. Ma io posso dire solo che la meno bella oggettivamente è quella che mi ha più emozionato, perché ci ha riportato al Bari di sempre, al Bari dello Stadio della Vittoria, parlo della prima maglia con il colletto a V, tra l'altro quando al collo a V si sono aggiunti dei colletti ulteriori, il più delle volte il Bari è retrocesso, quindi bando i colletti ulteriori. E le altre due sono molto belle e forse la terza è proprio la più, essendo anche la più sfiziosa, la più innovativa, ci fa anche sognare dei panorami molto diversi da quelli attuali. Quindi come anche tu preferisci quella blu, che chiariamo, perché chi dice che azzurro Napoli, azzurro, io dico che è più un azzurro nazionale, no? Esatto, più un azzurro nazionale, come bellezza è senz'altro quella, come emozione è senz'altro la bianca, tra l'altro indossata da Ciccio Brienza. Ecco, a proposito di maglie, c'è qualche altro legame storico che possiamo citare? Magari c'è qualche maglia tra queste qua che ti ricorda proprio una maglia del passato del Bari, una maglia simile? Io penso a memoria, io magari quel periodo non l'ho vissuto benissimo. Quando c'era
come sponsor la Casa di Risparmio di Puglia e Basilicata, c'era una maglia identica a quella rossa con le strisce bianche, o ricordo male io? Anni 80 forse? No, no, non ricordi male, perché ai tempi di Bolchi, nell'83-84, con quella maglia il Bari è andato a vincere sul campo della Juventus, che avendo la maglia bianconera imponeva l'uso di una maglia di colore diverso, tipo quella che è stata la maglia rossa. Quindi ricordavo bene, lo sponsor era Casa di Risparmio di Puglia e Basilicata, una cosa del genere. Casa di Risparmio di Puglia, ok, perfetto. Allora, Giancarlo, venendo al campionato... E ti aggiungo un'altra cosa, che invece quella bianca, ripeto, si alternava negli anni, tra gli anni 60 e gli anni 70, con quella bianca col girocollo rosso, poi alla fine ha prevalso la maglietta con il colletto a V. No, è importante la storia del colletto che hai detto, da tenere presente. Basta dire che nel mi pare che nel 2010 ci fu il colletto e l'anno andò a finire. Sì, il secondo anno di Ventura, vabbè, lasciamo perdere. Venendo al campionato, nonostante la sosta, il Bari comunque ha guadagnato 2 punti sulla Turris, insomma, facciamoci 2 calcoli, quanto manca ancora secondo te per festeggiare? Ma senti, con 11 punti di vantaggio bisognerebbe fare 14 punti al momento, perché bisogna farne sempre uno più della Turris. Fra l'altro devo dire che diversamente da quello che era stato detto settimane fa, in caso di arrivo a pari punti non ci sarebbe stata classifica avulsa, ci sarebbe stato, facendo milioni di corna, lo spareggio. Però appunto devi farne sempre uno più di quelli in palio, quindi 13 e 11 fanno 24, che sono i punti disponibili in 8 giornate, sì. E uno in più sarebbero 14, però a condizione che la Turris faccia bottino pieno in tutte le 8 gare, soprattutto fuori casa. Io ritengo che con 10-11 punti il Bari potrebbe essere promosso. Il problema è solo che magari la Turris potrebbe lasciare qualche punto solo verso la fine, quindi all'inizio dover fare appunto i 14 punti. Giancarlo, prima ho letto solo la notizia, ora magari ci addentriamo maggiormente in questo discorso. Ci sono state le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, che ha parlato di Superlega, di Serie C, eccetera, eccetera. Poi c'è stata questa nota di ieri della Federazione Italiana Gioco Calcio sui prossimi campionati. Che idea ti sei fatto? Perché qua sembra che stia per succedere qualcosa. Aggiungiamoci, questo è comunque una cosa marginale per il momento, il doping amministrativo. Insomma, ci dobbiamo preparare a un'estate infuocata, e magari per la prima volta magari il Bari potrebbe usufruire in maniera positiva di questi presunti comunque terremoti. Ma io dico che per il momento brancoliamo nel buio. L'unica cosa certa è che purtroppo per il sistema calcio, diverse squadre finiranno per non iscriversi. Non è dato sapere, nella C credo che saranno più di una, in B non lo so. Questo un po' fa il paio con quello che dicevo, io non voglio fare lo scienziato, mi conosce un po', certo. Ma non so se ricordi che qualche settimana fa ci fu qualche amico che chiese se il Bari poteva essere collocato in Serie C eventualmente in un girone diverso da quello meridionale. E io risposi, bisogna vedere quanti gironi fanno, se li fanno veramente tutti e tre. Credo che la risposta è arrivata proprio da questa notizia recente. La nota della FGC. A proposito di Serie C, Bari avviato ovviamente verso il terzo campionato professionistico italiano, ma la panchina di Cornacchini, alla luce anche delle dichiarazioni del presidente De Laurentiis, sembra tutt'altro che salda. Tu hai avuto questa impressione leggendo un po' quello che ha dichiarato il presidente? Io ritengo che vogliano ancora riflettere, e soprattutto appunto, siccome, come ho detto prima, il gatto non ce l'hai nel sacco, non vogliono assolutamente nessun tipo di destabilizzazione, ma distrazione. Neanche di mancanza di tranquillità totale. Quindi sono abbottonati, anche perché la permanenza o meno di Cornacchini, oltre che appunto essere legata al nome dell'allenatore, è legata anche alla permanenza di alcuni giocatori che con Cornacchini in panchina
secondo me a livello almeno di rosa rimarrebbero certamente, con un altro contrappiano. Certo, intanto c'è Nostradamus Biancorosso che scrive, lo ripeto da un po' di tempo, la partita decisiva sia nel bene che nel male sarà quella di Nocera. E noi prendiamo... Ma speriamo che lo sia nel bene, assolutamente. Il 7 aprile se non ricordo male. Non, la data non la ricordo. Sì, dunque... perché poi il 14 giochiamo in casa col Portici. Perfetto, perfetto. Giancarlo, veniamo a questo match tra Bari e Castrovillari, nessun precedente tranne quello dell'andata dove insomma, il Bari, ricordiamo, si fece bloccare sul pari. Quali le insidie di questo match contro una squadra che comunque è ridosso dalla zona playoff? Ma le insidie sono di una squadra che almeno nel girone di andata negli ultimi 20-25 minuti dopo aver raggiunto a inizio ripresa il pareggio su calcio di rigore per una grave disattenzione di Caccioli, dicevo, negli ultimi 20-25 minuti sotto il profilo della corsa e dell'intensità ci mise un po' alla frusta e possiamo anche levare il lupo. Forse la prima gara ha sofferto del Bari di quest'anno fu quella lì. Come? Forse la prima gara dove il Bari ha sofferto è stata proprio quella. Sì, anche se magari poi avrebbe potuto comunque vincerla, però ripeto, loro ci misero un po' la frusta perché sotto il profilo, come dicevo prima, dell'intensità e della corsa ne avevano più di noi. Era il mese di novembre, ora non sappiamo a marzo inoltrato se loro hanno la stessa birra in corpo. Tra un po' lo scopriremo col collega in collegamento da Castrovillari, insomma, capiremo un pochino di cose in più su questa squadra. Infine Giancarlo, sì, c'è l'incognita, scusami, vai. C'è l'incognita della sosta sia per noi che per loro. Dopo la sosta le squadre possono reagire in maniera diversa, stentano a riprendere almeno nelle prime frazioni di gioco. Infine, arbitro del match sarà Eugenio Scarpa di Collegno, gli assistenti saranno Simone Denardi di Conegliano e Armando Ongarato di Castelfranco Veneto. Giancarlo... Il paese di Guidolin. Castelfranco Veneto, sì. Castelfranco Veneto, sì. Vai. L'arbitro torinese di Collegno, perché Collegno tra l'altro è un paese storicamente famoso per via di quel famoso smemorato di Collegno che è stato oggetto anche di tanti film, anche televisivi. Dicevo, Scarpa di Collegno è un arbitro al terzo anno di Serie D e ultimamente ha arbitrato delle partite abbastanza importanti come Cerignola-Taranto finita 1-1 e Turris-Marsala qualche domenica fa finita sullo 0-0. È un arbitro emergente e speriamo che faccia bene anche da noi. Insomma, perché quest'anno il Bari qualche decisione contro l'ha anche avuta, però anche qualche decisione insomma a proprio favore, però gli arbitraggi, Giancarlo, non sono stati proprio eccezionali, però ricordiamoci pure che sono arbitri di Serie D, magari noi abbiamo visto sono arbitri che, come si suol dire, si devono fare devono fare esperienza appunto in un campionato come quello di quarta serie. Tra l'altro vediamo arbitri di Serie B, Serie A, addirittura che arbitrano gare europee, commettere errori anche magari più gravi e hanno anche l'aiuto della VAR. Perfetto. Nicola, è sempre non è solo un detto, l'arbitro migliore è quello che sbaglia meno e l'arbitro che non si più nota. Bravo è quello che, pur sbagliando, perché è errore umano, riesce ad avere una gestione complessiva dei 90 minuti più recupero equa e attenta. E aggiungo quello che non si nota, l'arbitro più bravo è quello che non si nota, fa meno il protagonista. Perfetto, con questo io ringrazio l'avvocato giornalista e database biancorosso Giancarlo De Peppo. Giancarlo, grazie mille, forza Bari e alla prossima. Sempre forza Bari, ciao. Ciao Giancarlo, grazie mille. Allora, tra un po' andremo a perfezionare il successivo collegamento telefonico. Intanto vi ricordo il quesito odierno, come finirà Bari Castrovillari, fate il vostro pronostico. Intanto leggo qualche altro messaggio sulla nostra chat per quanto riguarda
la maglia, cioè adesso che scrive la blu ad impatto mi fa pensare al film Fuga per la Vittoria con Stallone in porta, sì, anche se quella fosse la più scura, ora non lo vedo da parecchio tempo quel film. Poi meglio una C a 40 che la farsa Matera Pro Piacenza e Lentella che ora deve recuperare 4 partite, vabbè sì, quello che è successo in Serie C, ne sono successe di tutti i colori quest'anno, quindi figuriamoci se sono assolutamente d'accordo con voi, molte cose da rivedere, hanno iniziato ieri con questa nota, vedremo un pochino cosa accadrà, cosa faranno di concreto. Bene, ora siamo giunti allo spazio dedicato a squadra e tifoseria avversaria per le ultimissime sul Castrovillari, i suoi tifosi, siamo in linea con il giornalista di ABM Report, Michele Martinisi. Buon pomeriggio Michele, ben ritrovato qui a Tanto non capirai su Radio Biancorossa. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio Michele. Allora, partiamo subito dalla stretta attualità, o meglio, non proprio stretta, comunque dall'attualità del Castrovillari, la vittoria in rimonta per 3-2 sulla quotata cittanovese. Diciamo che questa vittoria ha alimentato le speranze playoff del Castrovillari, no? Ma guarda, diciamo che non sappiamo se ha alimentato speranze playoff per il Castrovillari oppure se sempre per la formazione di Marra ha un pochino suggellato quella che è una salvezza, perché in realtà qui si continua a predicare una cosa, cioè quella di salvarsi prima cosa e poi tutto ciò che viene in più chiaramente verrà ben accettato da società e tifosia. È chiaro che un Castrovillari molto cambiato, il mercato lo ha cambiato notevolmente anche rispetto a quello all'andata, affrontato alla formazione, ecco. Varese è un Castrovillari che si affida a moltissimi giovani ormai, che ha elementi come Lomasto come puntoriere, insomma elementi di caratura e di spessore, però una serie di giovani che ormai Marra sta facendo ruotare. Non è un caso che nelle ultime gare il Castrovillari ha finito il 90esimo con 5-6 under in campo dai 2000 ai 2001, insomma si sta incominciando secondo me a pensare già al futuro, consapevole che è ormai una base solida per questa salvezza. Ecco, tornando all'importante vittoria contro la Cittanovese, anche a quello che è l'ultimo, cioè il periodo del Castrovillari, il protagonista di quel match è stato Luca Pandolfi, autore di 2 reti. Parlaci di lui e ti chiedo se potrebbe essere lui lo spauracchio del Bari domenica. Ma sicuramente uno dei giocatori che hanno impressionato quest'anno, è arrivato lui è attaccante napoletano classe 98, ragazzo dai piedi buoni, veloce, bravo negli inserimenti, insomma ha toccato quota 10 gol con la doppietta tripletta, diciamo così, contro la Cittanovese, perché due sono i suoi gol, il gol del pareggio, c'è lo zambino anche di Ruggero che l'ha deviata praticamente a un metro dalla porta. Un giocatore su cui Marra e il Castrovillari ripuntano molto e che può essere sicuramente in questo momento in fase offensiva l'elemento tra virgolette di spicco, insomma, questo Castrovillari. Poi è un giocatore anche abbastanza ben messo fisicamente, 1,84 m, 1,85 m, insomma è è stato un giocatore fino adesso importante per il Castrovillari. Far capire ai radioascoltatori che in più di un'occasione il Castrovillari in queste giornate ha schierato soprattutto nella parte finale lui come punta centrale e altri giovanissimi come Akik sulla sinistra, Rossi sulla destra, un classico 2001, insomma comunque tutti giovanissimi che stanno dando insomma il loro importante contributo alla, insomma, la linea verde del Castrovillari. L'hai accennato prima, il mercato, questo mercato ha cambiato la squadra. Andando nello specifico, quali i calciatori e in quali ruoli sono arrivati i calciatori che hanno cambiato a volto questa squadra in questa fase del campionato? Intanto il Castrovillari è partito con una serie di giocatori, insomma, da Cardinali, da Mattia Gallon, cioè tutti i giocatori di un
di un ungaro difensore centrale, tutti giocatori di un certo peso che avevano un pochino dovevano essere insomma, i punti giocatori chiave di questa, esatto, i punti cardine di questa squadra, che poi man mano invece per dare scelte personali, scelte societarie sono venuti meno, quindi il mercato ha rivoluzionato molto. Qualcuno ha detto che il Cassuglio si è ridimensionato, però nel momento in cui stranamente si è ridimensionato c'è stato un attimo in cui il Cassuglio da un punto di vista dei risultati andava addirittura meglio, per cui sai, è un discorso probabilmente di involuzione anche tattiche. Marra ha detto una cosa anche importante mentale. Alcune settimane fa io ho allenato in realtà tre Castrovita, e ha ragione, perché il primo, come è arrivato e ha preso in mano la squadra, era fatto da determinati giocatori. Il mercato di dicembre subito l'ha cambiato, nel corso con l'arrivo di Vona, di Fioretti, ora non c'è più, che è squalificato, di Ruggero, di tanti altri giocatori sono venuti man mano, con Dorelli, un giovanissimo, tutti hanno completamente cambiato questa, Brunetti, lo stesso giovane Brunetti, hanno completamente cambiato il volto di questa squadra. Non probabilmente nel modulo, ma sicuramente nei suoi protagonisti e nella mentalità. Mi ha tratto beneficio, perché dopo un momento con la brutta sconfitta di San Cataldo, i pareggi con il Messina, insomma è arrivata questa vittoria importante con la Cittanovese, che aveva battuto il Bari, una vittoria che è arrivata in recupero, che ha dato sicuramente tre punti importanti. Il Cassuglio non vinceva da alcune domeniche, ma soprattutto ha dato fiducia e morale alla squadra, alla formazione rossonera, a mio avviso molto importante. Ora ecco, venendo alla partita, hai nominato parecchi giocatori, ti chiedo quale potrebbe essere l'11 e se ci sono defezioni, squalifiche, allora, infortuni. Non c'è sicuramente della Guardia e Canale, che sono i due giocatori che sono fuori da un po'. Qualcuno diceva che Michele Canale potrebbe essere recuperato durante questa sfida di Bari, non è così. Sono tutti disponibili, non ci sono squalificati, quindi io penso che l'11 titolare si potrebbe vedere insomma lo stesso 11 che ha vinto con la Cittanovese, cioè Galuzzo tra i pali, tra l'altro l'altro under, portiere 98, che sta facendo una stagione incredibile. I due difensori centrali, Capitano Lomasto e Vona, Brunetti su questo giovane di cui vi parlavo prima, sì. sulla corsia di sinistra, sì. Contrarelli su quella di destra, il centrocampo quasi certamente con Lavrenti, che sicuramente è l'anima insieme a Forgione di questa squadra, Ruggero sulla corsia di destra, il giovane Consiglio che dovrebbe, questo è un altro modulo tattico che spesso usa Marra, cioè con questo ragazzo dietro le punte, con puntoriere e Pandolfi davanti. Questo potrebbe essere, chiamiamo, diciamo un cos'è, un 4-3-1-2? 4-3 esattamente, 4-3-1-2. Questa cosa del giovane dietro le punte l'ha provata, insomma, voglio dire, Marra. Poi voglio dire, si gioca a Bari. Ecco, a tal proposito Michele, ti chiedo come viene visto il Bari da quelle parti, il Bari che si è un po' ripreso dopo un periodo non proprio positivo, e che tipo di partita potrebbe fare il Castrovillari? Se la viene a giocare a viso aperto, oppure magari si potrebbe anche pensare al punticino e quindi un atteggiamento un po' più chiuso e difensivo? Guarda, come viene visto il Bari, inutile dire, come la favorita, la corazzata di questo campionato, non c'è bisogno, ma soprattutto viene visto con una sorta anche di ammirazione. Ti posso dire che saranno diversi i tifosi del Cassuglio che si stanno organizzando per venire in questo importante stadio. Io ritengo che il Cassuglio se la venga a giocare la partita, perché alla fine non ha molto da perdere. La vittoria con la Cittanovese l'ha caricato. Poi il Cassuglio ha un ciclo adesso importante, perché va a Bari, poi alla Turris, in Marsala. Io ritengo che in queste tre partite si può definire quella che poi sarà la classifica del Cassuglio. È una squadra che, al di là della partita con la San Cataldese, persa in malo modo, è una squadra che fuori casa non ha mai demeritato. Anzi, qualcuno dice che addirittura il Cassuglio gioca meglio fuori casa che
che in casa, forse perché gioca in certo una che... anche più pensierata. Quindi ti ripeto, a parte la partita con la San Cataldese, è una delle squadre che ha perso le minori partite fuori dal Mimmo Rende, dal suo stadio. Quindi una squadra che rende partita, che rende meglio in trasferta. No, riflettevo su quello che hai citato, hai detto dopo il Bari ci sarà la Turris. Ormai questa sta diventando, non so come l'hanno compilato questi calendari, perché in pratica l'avversario del Bari la domenica successiva è l'avversario della Turris. Sono qualcosa di... Sì, penso che sia un discorso legato al proprio tecnico del computer. Ah, tant'è che con tutte le squadre del campionato quel più che si trovano nei piani alti della classifica. Hai citato i tifosi, ti chiedo insomma quanti tifosi appunto verranno a Bari, che aria si respira anche nella tifoseria, comunque nella città. Guarda, la tifoseria del Casuri è una delle tifoserie con il maggior seguito. Sono storiche, a parte i momenti, ma sono storiche le trasferte di Agropoli, di San Cataldo, dei play-off con oltre 1000 persone, quindi voglio dire, però è una tifoseria che segue molto i lupi del Pollino. So che insomma la curva si sta muovendo, si stanno organizzando, non so esattamente i numeri, ma per quello che abbiamo sentito e per insomma un po' i capi storici della tifoseria con cui abbiamo parlato, ritengo che da Castruire ci sia un bel tocco di colore. Quindi vedremo una bella rappresentanza al San Nicola, una trasferta che comunque al di là del discorso, diciamo, al di là della partita, penso una trasferta a Bari sia comunque qualcosa di diciamo, da non perdere a prescindere. All'andata ha il suo fascino questa trasferta, inutile negarlo. Assolutamente sì. Ultimissima, l'andata fu una partita molto combattuta, ne parlavamo prima con Giancarlo De Peppo. Il Bari venne fermato sull'1-1, partita che comunque alla fine penso resterà a prescindere da tutto dalla storia del Castrovilla. Penso aver pareggiato, aver fermato il Bari dei De Laurentiis, è stato tra l'altro uno dei primi stop del Bari di questa stagione, penso che comunque resterà nella storia del Castrovilla di quella partita, no? Sì, lo hai perfettamente ragione, tra l'altro è stata una delle più belle partite del Castrovilla. Il Bari passato in vantaggio con Neglia, se non erro, poi il pareggio di Gallon, ma soprattutto una splendida insomma, giornata di sport. L'unica nota negativa di quel giorno, che ancora oggi lo dico, è non aver avuto la possibilità di avere i tifosi del Bari, perché se tu ti ricordi in quell'occasione venne negata la trasferta. Questa è stata l'unica pecca, lo dicono tutti, perché sarebbe stato un colpo d'occhio molto bello. La gara fu spettacolare, non grande capolista, sicuramente una giornata che i tifosi del Pollino non dimenticheranno. Sì, purtroppo non è successo solo a Castrovillari, varie volte ci sono stati questi, comunque sappiamo anche perché. Perfetto, io ringrazio il giornalista di ABM Report Michele Martinisi per essere intervenuto ai nostri microfoni. Michele, grazie mille, buon lavoro e buona partita. Grazie a Michele Martinisi, grazie mille. Allora, abbiamo ascoltato insomma le ultimissime da Castrovillari, quindi una squadra che rende meglio in trasferta, una squadra che è comunque sia in un periodo positivo, come detto viene da questa importante vittoria contro la Cittanovese, ha qualche giocatore interessante, abbiamo parlato del proprio attaccante Luca Pandolfi, ha dei giovani interessanti, quindi una partita da prendere con le pinze, però come diciamo sempre, se il Bari fa il Bari, se il Bari aggredisce l'avversario come ha fatto nell'ultima partita, insomma non c'è squadra che possa resistere. Per quanto riguarda il gioco e altri discorsi ne parleremo più in là, però se il Bari fa il Bari all'atteggiamento giusto, insomma non c'è squadra in questo girone che possa competere, però sicuramente come diciamo dall'inizio del campionato fa piacere anche poter rincontrare insomma queste realtà che comunque vedono nel Bari comunque un modello, c'è questa ammirazione verso Bari città, Bari tifosi, Bari stadio e Bari squadra. Prima di chiudere leggo qualche altro messaggio. Allora, vince il Bari 4-1, doppietta di Floriano, poi di Cesare e Bolzoni. Per quanto riguarda il gol del Castrovilla di Pandolfi, se non ne segnano neanche uno è comunque meglio ancora.
Perfetto, è veramente tutto per quest'oggi e per questa settimana di programmazione qui su Radio Biancorossa. L'appuntamento è per lunedì alle ore 14 con Tanto non capirai, dove sempre qui nella casa dei tifosi del Bari, Radio Biancorossa. Forza Bari e ciao! Tanto non capirai.